partiti troppo soft, una partita del genere non si può giocare con questo atteggiamento qui, questo è stato il nostro più grande errore. Abbiamo sbagliato a subire l'aggressività di Fourdie, abbiamo giocato sempre fuori dalle nostre linee e quindi questa cosa qui ci ha reso una situazione abbastanza difficile. Poi ci è mancato la capacità di far circolare la palla, siamo riusciti veramente poche volte, brava Fourdie a prendere fiducia chiaramente, anche se poi siamo riusciti a rientrare anche noi facendo con un po' più di attenzione in difesa, però abbiamo subito anche moltissimo l'uno contro uno dei singoli forlivesi e troppe volte siamo dovuti andare in rotazione subendo anche gli scarichi. Diciamo che la cosa negativa è stato l'atteggiamento difensivo che sicuramente è stato sbagliato nostro e il fatto di aver subito troppo l'attacco, la difesa di Forlì e questa cosa qui è una cosa sulla quale dobbiamo ragionare perché queste partite non si giocano col fioretto, adesso si gioca per la vita. E quindi adesso bisogna capire che l'atteggiamento deve essere assolutamente diverso da quello che abbiamo avuto stasera. Se capiamo questo, possiamo ragionare in qualsiasi cosa. Niente, sono contento perché una volta di più la squadra ha mostrato maturità, ci teneva a vincere la partita, anche se sapevamo che non aveva un significato clamoroso, lo aveva molto di più per loro, quindi abbiamo giocato contro una squadra che ha giocato una partita vera. E l'ha dimostrato infatti i tanti break presi, poi annullati, presi, poi annullati. Siamo una squadra purtroppo ancora un po' fragile da questo punto di vista perché non riusciamo a capitalizzare i vantaggi, però quando eravamo lì belli aggressivi, secondo me abbiamo mostrato anche proprio delle belle azioni di pallacanestro corale. Abbiamo mandato 5 giocatori in doppia cifra, nonostante le assenze, le rotazioni cortissime e i due falli precoci di Bonaccini, siamo riusciti comunque a gestire le energie e devo ringraziare un po' tutti perché hanno fatto un super lavoro, credo primo fra tutti, di solito non cito i singoli, ma credo che Riccardo Castelli abbia fatto un super lavoro su entrambi i fronti del campo e quindi credo che deve essere questa un po' la nostra immagine di squadra. Volevamo vincere questa partita per avere fiducia, per avere nell'eventuale secondo round di playout la bella Forlì e questo è quello che erano gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Abbiamo fatto secondo me un piccolo passo avanti su certe letture di pick and roll, siamo stati anche un po' più bravi soprattutto in difesa su Golden perché l'abbiamo piano piano spento, nel quarto quarto ha fatto solo 2 punti e devo dire che all'inizio hanno segnato solo in contropiede, di difesa schierata onestamente hanno fatto parecchia fatica. Questo è quello che volevo vedere, c'è cioè un attacco corale e una difesa di squadra a metà campo. Speriamo ci possa servire, anche perché fra 8 giorni non si scherza più. Ma la cosa bella è che in questo gruppo i due americani sono forse i più motivati, che di solito a questo punto della stagione e con questa posta in palio che loro fanno anche fatica a comprendere, a volte diventa un po' strano a spiegare cos'è un playout. Invece devo dire che sia Melvin che Ogo sono molto carichi per giocare questa appendice di campionato e questa è una bella garanzia. In più sta molto meglio con la spalla finalmente. Quella vittoria di ieri ci è costato un po'. Purtroppo anche Iber stamattina ha fatto la sessione di tiro, ma aveva 39 di febbre, invece Rotondo è già 3 giorni che mancava agli allenamenti da venerdì, perché ancora questo stato influenzale, non aveva nessun tipo di energia, addirittura Iber non ha fatto neanche il riscaldamento, quindi eravamo veramente, diciamo che facevo fatica a sbagliare i cambi stasera. Serie spigolosa perché loro hanno giocatori di grande esperienza, tre americani praticamente, perché anche Dobbins ovviamente è uno straniero in più. Hanno Fantoni, un giocatore di 32 anni, hanno Mannato, gente molto sveglia, molto, so che è una cagata dirlo, però molto scafata e di conseguenza sarà dura. Però adesso piano piano è il tempo di metabolizzare, cerchiamo di andare là a fare prove solide, perché dobbiamo giocare una pallacanestro solida contro questo genere di squadra.